In questa prima unità didattica vengono introdotti i concetti relativi al mondo di internet e all'informatica. Si tratta in pratica dell'introduzione del lessico e della definizione degli ambiti su cui verranno sviluppate le successive unità didattiche. Un primo contatto con il mondo di internet è praticamente un glossario, un elenco di termini e la terminologia che viene utilizzata, e molti degli argomenti introdotti in questo primo appuntamento saranno oggetto di approfondimento in successive unità didattiche. La prima domanda che ci poniamo è quella di definire cos'è una rete di computer. Una rete di computer può essere definita come due o più computer o altri dispositivi, soprattutto dispositivi mobili come tablet, smartphone, che siano collegati tra loro in modo da poter comunicare pariteticamente l'uno con l'altro. Sottolineo la parola pariteticamente, questa è una delle caratteristiche delle reti di calcolatori rispetto ad altre possibili reti, quali la rete telefonica, la rete del sistema ferroviario, eccetera. Internet è quello che viene chiamato anche cyberspazio, la rete delle reti, è una rete di dimensioni globali che collega computer e reti di computer presenti in qualunque parte del mondo. Le sue dimensioni sono in perenne esponenziale crescita, siamo arrivati ormai a circa 900 milioni di nodi perennemente collegati, più tutti i nodi che si collegano in maniera spontanea, in maniera sporadica. In Italia abbiamo quasi 30 milioni perennemente collegati e il termine internet è l'acronimo di Interconnected Networks, ossia reti interconnesse. Il World Wide Web o WWW o Web of 3 è diverso da internet, certo è diverso da internet. Internet è l'infrastruttura, la rete, il www è uno dei servizi più importanti, anzi il servizio più importante è diffuso su internet. Il World Wide Web altro non è che un'enorme collezione di documenti, di risorse video, di risorse multimediali che sono messe a disposizione da nodi, da computer diversi, quelli che vengono chiamati i web server, e questi sono resi accessibili a tutti i computer che si collegano alla rete internet. Web client, quindi stiamo già anticipando un concetto di un'architettura client server, ossia computer che offrono, servono, mettono a disposizione i servizi e computer client che utilizzano queste risorse o che accedono a queste risorse. La disponibilità di queste risorse avviene attraverso applicazioni specifiche, applicazioni app mobile o semplicemente un'applicazione più standard che è un browser qualunque tipo Safari, Explorer, Firefox, Chrome, eccetera. I documenti sono pubblicati sul web in un formato particolare, in un formato che possa essere interpretato dall'applicazione e dai browser. L'antesignano di questi formati è l'HTML e i documenti sono resi disponibili utilizzando lo standard HTML e gli standard successivi che dall'HTML sono stati derivati. Quindi possiamo dire che internet è come la struttura ferroviaria, l'infrastruttura, il web invece rappresenta l'insieme dei viaggi col treno, con i treni a alta velocità. Un'altra parola che ricorre e che abbiamo appena visto è browser. Cos'è un browser? Un browser è un programma che consente la visualizzazione dei documenti ipertestuali presenti sul web, sul www.
e la navigazione tra i diversi siti, ossia la possibilità di andare, di esplorare diversi siti utilizzando lo stesso strumento. È quindi un navigatore, browser significa visualizzatore, tradotto in lingua italiana. Molti di questi browser prendono nomi da strumenti di navigazione, Explorer, Safari, quindi una volta si scrive anche Netscape, sia programmi e nomi che in un qualche modo evocano l'esplorazione, il fatto che uno vada a esplorare il web. Sono pacchetti, ci cioè sono programmi che aiutano ad esplorare il web, i siti web e le risorse disponibili su questi. Le versioni più recenti di questi browser, tra cui Explorer, Chrome, Safari, Firefox, sono dei veri e propri sistemi operativi integrati. Chrome è nato come un sistema operativo vero e proprio, per dire in verità. Quindi sono dei veri e propri sistemi operativi, o comunque pacchetti integrati, che a loro volta contengono dei sottoprogrammi per la gestione della posta elettronica, dei newsgroup, per visualizzare filmati, tutti quegli oggetti che vengono chiamati plug-in, ossia delle cose che si aggiungono al software principale. Un sito web, cos'è un sito web e a cosa serve? Un sito web può essere definito come l'insieme dei documenti e delle informazioni disponibili sul web, gestite da una organizzazione, come per esempio la nostra università, o come per esempio Google, come per esempio YouTube, da cui state vedendo questa videoregistrazione. Questi documenti sono memorizzati su un server, su un computer che agisce come distributore, e questo viene chiamato sito web o semplicemente sito. L'architettura non è così semplificata, però insomma, questo può dare una rappresentazione abbastanza schematica di come funziona il sistema. Un sito web serve per fornire o ottenere comunicazioni, serve anche per supportare la comunicazione, serve anche per condividere documenti, per effettuare transazioni commerciali, commercio online. Per erogare corsi, per corsi di formazione, per comunicare, per gestire delle videoconferenze, per scaricare e vedere video in streaming, insomma, per fare tutte quelle operazioni che noi siamo ormai abituati a fare quasi quotidianamente. Importante il concetto di protocollo di comunicazione. Cos'è un protocollo di comunicazione? Noi sappiamo bene che ormai siamo invasi da prodotti hardware, da computer diversi, computer Mac, computer Windows, computer Linux, ma anche dispositivi mobili, tablet, smartphone, iPhone, Android, eccetera. Tutte architetture standard diverse, però per poter garantire che la comunicazione anche con diversi standard, su diverse piattaforme, possa essere supportata e possa essere efficiente, è necessario che vengano stabiliti dei protocolli di comunicazione. Cos'è un protocollo? Un protocollo è un insieme di regole standardizzate per lo scambio di informazioni sulla rete. Tutti i dispositivi devono adeguarsi a quei determinati protocolli. Esiste un protocollo specifico per ciascuna tipologia di funzione, quindi esiste un protocollo per gestire i documenti ipertestuali, il protocollo HTTP, esiste un protocollo per gestire la posta, anzi due, il protocollo POP, il protocollo SMTP, esiste un protocollo per collegarsi da remoto a un terminale, per scaricare documenti, esiste un protocollo per pubblicare e vedere video in streaming, eccetera. I protocolli però sono importanti perché definiscono solo ed esclusivamente delle regole di comunicazione. Per creare un sito web è indispensabile allora progettare e gestire un insieme di
di attività abbastanza complesse, dove la complessità dipende dalla complessità del progetto che vogliamo affrontare. La costruzione, la pubblicazione di un sito web prevede il coinvolgimento di competenze trasversali, competenze di programmazione per programmare il sito, per programmare tutte le funzionalità, ma anche competenze di tipo grafico, competenze di rete, competenze nella gestione di contenuti e nei linguaggi. Scrivere per un sito web non è la stessa cosa che scrivere per un libro. Un video su un sito web deve essere codificato utilizzando canoni di immediatezza, velocità, e non può essere un film di 3 ore, per esempio. Quindi le modalità con cui i siti web vengono costruiti devono essere specifiche, devono tener conto della specificità del mezzo, ossia della specificità della rete. Però una delle cose fondamentali è quello che abbiamo detto pochi minuti fa, che per creare un sito web bisogna avere a che fare con un oggetto chiamato HTML. HTML è un acronimo che sta per Hypertext Markup Language. E il linguaggio principale, il primo, adesso ne esistono molti diversi che lo hanno esteso, che hanno superato i suoi limiti, però la base è sempre quello. È un modo di pubblicare un documento in rete. Hypertext sta per ipertesto, i documenti in rete sono tutti degli ipertesti. Ipertesti significa che uno può cliccare su una parola chiave e saltare immediatamente su un altro documento, per esempio. Markup language perché non è un vero linguaggio di programmazione, è un linguaggio di markup, di marcatori, ossia all'interno del testo vengono inseriti dei markers, dei markup, che identificano il formato di visualizzazione del testo o dell'immagine o del video o di altri contenuti, le modalità di interazione con questo e le modalità con cui questo deve essere visualizzato agli utenti. Un documento HTML altro non è che un file di testo, in maniera molto brutale, in maniera molto semplice, un file di testo però che al suo interno contiene tutte le istruzioni su come costruire l'ipertesto. Per creare documenti in HTML esistono degli editor specifici, degli editor WYSIWYG, ossia What You See is What You Get, quello che vedi è quello che stai costruendo, quello che stai producendo, che consentono di facilitare la produzione di documenti in HTML o i linguaggi più evoluti dell'HTML, ma uno potrebbe tranquillamente utilizzare un qualunque editor di testo come Notepad, come Text Edit di Mac, come Emacs, insomma qualunque editor di testo in formato ASCII può andare bene, può essere utile, utilizzabile per produrre un documento in HTML. Una delle figure chiave di un sito web è il webmaster. Il webmaster è il responsabile di progetto, il responsabile persona singola o gruppo di persone che coordinano, supervisionano, gestiscono e fanno la manutenzione ordinaria e periodica del sito web. Per pubblicare un sito web è necessario disporre di un server web, e quindi è necessario poter avere accesso o disporre perennemente di un computer, di un calcolatore perennemente collegato a internet. Quindi non il vostro computer di casa, non il vostro portatile di casa, un web server è un computer che è sempre collegato a internet, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ed è sempre è a disposizione dell'utenza che desidera consultare i documenti, le risorse, i contenuti multimediali che sono contenuti su questo sito web. Quindi non è semplicemente un qualunque computer, ma è un computer che è stato battezzato e dedicato a una funzione specifica, sempre collegato a internet.
e quindi avete bisogno di qualcuno che vi offre il servizio di disponibilità di un sito web con le caratteristiche di cui ho detto. Per far questo ci si può rivolgere a dei fornitori di servizi commerciali, anche a bassissimo costo, che offrono sia servizi di hosting sia servizi di housing. Qual è la differenza tra hosting e housing? Hosting significa acquistare, noleggiare, affittare dello spazio o un server web, però di proprietà del fornitore di servizi, quindi lo prendete semplicemente in affitto. Housing invece è un sito web di vostra proprietà, comunque di proprietà del webmaster o dell'organizzazione che pubblica il sito web, che però viene ospitato all'interno dei data center del fornitore di servizio, presso le proprie strutture, quindi si può beneficiare di continuità di rete, di alimentazione elettrica, di ambienti climatizzati e comunque di un'assistenza 24 ore su 24 per le problematiche di tipo esclusivamente tecnico. Il punto di partenza di un sito web è la home page. La home page è la pagina iniziale, cioè la pagina che immediatamente viene aperta non appena qualcuno si collega al vostro o a un sito web. Quindi la pagina più importante è quella da cui inizia la consultazione, la navigazione dei contenuti del sito. Quindi contiene di solito informazioni sul sito, su cui lo ha pubblicato, e un indice più o meno complesso, più o meno interattivo, per poter navigare, per poter in maniera efficiente utilizzare e avere accesso a tutte le risorse che sono disponibili su questo sito web. I link, i collegamenti sono un elemento caratteristico importante. Un link è costituisce una zona attiva del documento ipertestuale, all'interno del quale, spostandoci con il mouse o col dito su un tablet o comunque con un sistema di puntatore, è possibile cliccarci sopra e venire reindirizzato su altre risorse. Quindi, quando si clicca su un link, si passa automaticamente al documento puntato, linkato, che può essere anche geograficamente molto distante, cioè può trovarsi anche a 5.000 km di distanza, non importa, le distanze su internet non hanno quasi rilevanza, o meglio, vanno misurate non in chilometri, ma in tempo, in secondi o in millisecondi per poter avere accesso a quelle risorse.